Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parleremo di diritti audiovisivi sportivi che rappresentano ormai una delle prime fonti di guadagno e di introito per le società sportive, se non proprio la prima fonte di guadagno. Ecco, ma quando si parla del business che deriva dalla cessione dei diritti audiovisivi sportivi, non si può non far riferimento alla tecnologia. Basti pensare oggi a tutti, insomma, a tutti i device dai quali si può e con i quali si possono guardare tutti gli eventi sportivi. Ecco, e oggi ci concentreremo proprio sulle tecnologie, sulle piattaforme dedicate appunto ai diritti audiovisivi sportivi, sull'andamento di questo mercato, sulla commercializzazione di questi diritti, ma anche sui fenomeni di pirateria e più in generale sulla normativa che regolamenta questo comparto. E lo potremo fare grazie al nostro ospite di oggi, che è l'avvocato Paolo Macchi, Senior Associate dello studio legale Withers. Buonasera, Buonasera, benvenuto. grazie dottor Ventura, grazie per l'invito e buonasera ai vostri telespettatori. Grazie a lei per essere qui con noi. Ecco, l'avvocato Macchi la introduco brevemente. Lei ha maturato una lunga esperienza, poi come ci dirà in questo settore, per cui io le chiedo anzitutto, farei riferimento appunto alla normativa applicabile ai diritti audiovisivi sportivi. Ricordiamo che attualmente c'è appunto il decreto Melandri Certo. del 2008 e poi c'è appunto tutta una normativa europea di contorno. Se può Esatto, sì. E raccontarcela brevemente, in prego. primis anche la legge del diritto d'autore, perché siamo nell'ambito comunque dei diritti di proprietà intellettuale e quindi applichiamo sicuramente la legge del diritto d'autore e in Italia appunto la legge 633 del 1941. Mi fa piacere che lei ha iniziato appunto utilizzando la parola diritti audiovisivi e non diritti televisivi come appunto tutti utilizzano più o meno, perché appunto vi è stata un'evoluzione tecnologica enorme dagli ultimi 50-60 anni e principalmente negli ultimi 10-15 anni, perché se in passato si parlava di diritti televisivi proprio perché il mezzo di fruizione principale era la televisione, quindi un mezzo unico, al giorno d'oggi invece parliamo di una molteplicità di mezzi, di tecnologie con i quali si può fruire dei contenuti sportivi o meno. Quindi parliamo di tecnologie come IPTV, come Web TV, dove siamo questa sera, ma anche ovviamente come l'OTT che adesso sta andando sicuramente molto molto forte appunto per la fruizione dei diritti audiovisivi nell'ambito sportivo. Come vi dicevo appunto l'utilizzo delle immagini a livello come dire, di spettacolo per quanto riguarda l'ambito sportivo è qualcosa che nasce già decenni fa, ecco, e la presenza del pubblico è quello che ha reso lo spettacolo sportivo un vero e proprio spettacolo di massa e una vera e propria attività economica. Unicamente quando vi è un pubblico vi è quell'input che dà appunto la possibilità per la Lega o per le federazioni o l'organizzatore sportivo di poter appunto creare un avvenimento vero e proprio. Quindi si è passato dallo sport come attività per sé, come sportiva unica, allo sport visto come un vero e proprio show, una spettacolarizzazione dello stesso. Vi è quindi una triangolazione, diciamo, in questo settore in cui vi è da una parte l'organizzatore dell'evento sportivo, può essere il club, una lega, una federazione sportiva, da una parte l'atleta, sia che sia un atleta professionista che un atleta dilettantistico, piuttosto che il pubblico in sé. Quindi quando vi è questa triangolazione con un pubblico che è disposto a pagare per avere accesso ad uno stadio di calcio piuttosto che a un'arena per seguire un evento sportivo, quindi si ha questa commercializzazione e quindi vi è la visione appunto dello sport come un evento sportivo, è quello che appunto dà vita a questo fenomeno appunto anche di immagini audiovisive che appunto sono in capo all'organizzatore dell'evento sportivo in sé. Vi è già una sentenza del 1959 del
il Tribunale di Roma che va ad individuare come l'organizzatore appunto dell'evento sportivo il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, tutti, quindi il titolare dei diritti di, il diritto di sfruttamento delle, e di diffusione delle immagini e la commercializzazione delle stesse, delle immagini relative all'evento sportivo. Quindi sebbene una partita di calcio per esempio in sé non è soggetta a copyright, le immagini che vengono prodotte della partita di calcio stesso sono di proprietà dell'organizzatore dell'evento, quindi del club di calcio piuttosto della Lega, quindi questo lo vedremo meglio in seguito, e sono loro sono i titolari del diritto d'autore di poter commercializzare, diffondere a terzi tali evento, le immagini di tale evento sportivo. Certo, adesso insomma, lei ha fatto giustamente riferimento a quello che era diciamo all'inizio, no? All'inizio comunque molto insomma il pubblico era più all'interno, viveva di più lo show live, immagino, cioè sul posto. Adesso esatto. Pian piano c'è stata una, diciamo, una migrazione verso tutti gli strumenti tecnologici che offrono, esatto. Questa, insomma, offrono la possibilità di vedere lo show anche esatto. Tramite un altro strumento. Per cui le chiedo anche come si lega l'evoluzione della tecnologia anche con l'evoluzione poi del diritto. Allora, l'evoluzione della tecnologia è fondamentale, perché appunto se i diritti audiovisivi in ambito sportivo sono sorti già negli anni 50, quando sono nate le prime televisioni, e ricordiamo che all'inizio, nei 50-60, vi è solamente uno o due canali televisivi nazionali in ogni Stato europeo, poi con l'evolversi, con gli anni 80 si è arrivati poi alle televisioni private che hanno spezzato il monopolio della televisione pubblica per quanto riguarda la fruizione degli eventi sportivi, fino a poi arrivare al grande passo che è avvenuto 15-10 anni fa con l'avvento di internet ovviamente e poi con la telefonia cellulare. Ovviamente internet è quello che ha portato lo sviluppo più importante, perché poi ha dato la possibilità di creare tutte quelle piattaforme come le televisioni IPTV, le web TV piuttosto che OTT o le OTTV, che quindi hanno dato appunto l'input per creare tutto questo sviluppo, che questo fenomeno che vi è tuttora. E poi ovviamente anche lo sviluppo della telefonia cellulare. Se 10 anni fa è stata introdotta il 3G, ecco, i telefonini di terza generazione, che erano quelli che si basavano sulla licenze UMTS, ora siamo alla quarta generazione e fra pochi mesi, vediamo già in Cina, sono già più avanti di noi, passa già alla quinta generazione della telefonia cellulare. Quindi la velocità anche del trasferimento dei dati è quello che ha portato lo sviluppo di tutte queste piattaforme, in particolare notiamo negli ultimi tempi le piattaforme OTT come quelle di DAZN, Amazon Prime, piuttosto che Netflix, con il quale appunto il grande cambiamento è stato che se in passato, se fino a 15-18 anni fa l'utente, come dire, subiva la programmazione da parte della televisione, quindi doveva guardare un programma televisivo, non solo quello sportivo, unicamente quando gli era imposto dal palinsesto televisivo, oggi invece l'utente ha la possibilità, attraverso il video on demand, attraverso quelli che vengono chiamati anche i catch up, ha anche la possibilità di poter usufruire del contenuto sportivo anche in tempo successivo. Comunque la diretta rimane sempre quella, certo. Quella, come dire, il contenuto principale, ecco. Infatti vi sono diverse connotazioni per quanto riguarda i contenuti audiovisivi. La diretta televisiva, che appunto poche persone, ovviamente nessuno è interessato a vedere una partita di calcio il giorno dopo, tutte la vogliono vedere live, tanto è vero che appunto nella commercializzazione dei diritti televisivi il grosso dell'introito avviene appunto per quanto riguarda le dirette dei diritti sportivi. Poi ovviamente nella scaletta di valori si hanno poi la differita, il near live, così come viene definito, per poi passare agli highlights, ovvero gli eventi salienti, fino a poi arrivare alla trasmissione dell'evento nei giorni successivi, che ovviamente fino ad arrivare all'archivio, che ovviamente quello che ha un valore economico inferiore a tutti. Ecco, però appunto io vedo che la normativa adesso vigente è, come dicevamo, il decreto Melandri, che esatto, è del 2008, e dal 2008 a oggi, come diceva giustamente lei, c'è stata proprio un'evoluzione tecnologica che sicuramente bisogna tenerne conto. Esatto. Prima del 2008 il grande passaggio è stato che prima del 2008 c'è sempre stato questo dibattito tra vendita individuale piuttosto che vendita collettiva dei diritti televisivi, quello siamo nell'ambito del calcio.
Quindi si parla di vendita centralizzata piuttosto che vendita decentralizzata. Quindi se prima del 2008 i club di calcio potevano vendere direttamente ai broadcaster, alle televisioni, i diritti televisivi sul campionato di calcio e gli altri match, ecco, da loro disputati, con la legge Melandri, quindi il decreto legislativo 9 del 2008, si è arrivati a una vendita centralizzata dei diritti televisivi. Quindi con titolare dei diritti media per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A, tutte le varie partite sono di proprietà della Lega, principalmente dei club di calcio perché li disputano, ma anche della Lega Serie, Lega Calcio, la quale viene, come dire, demandato il compito di commercializzare i diritti media nascenti appunto dalle partite stesse, dal campionato. E questo avviene attraverso un bando di gara, diciamo, in cui la Lega Serie A fa un invito a presentare offerte e vari broadcaster, vari soggetti a livello sia nazionale che internazionale presentano delle offerte per poter acquisire i diritti media. Quindi vi è uno spacchettamento però ad oggi tra varie piattaforme. Da una parte abbiamo diritti televisivi in sé, ancorate ancora alla televisione tradizionale, e principalmente vengono acquisite dalle televisioni pay, come nel caso in Italia da Sky, piuttosto che a varie piattaforme legate a internet. Infatti, vi è un cosiddetto pacchetto internet che viene, come dire, venduto ad hoc dalla Lega Serie A, e appunto nel ciclo attuale 2018-21, come sappiamo, è stato acquisito del gruppo DAZN, che a sua volta fa parte del Certo. gruppo Perform, un gruppo inglese. Ecco, quando si parla di internet, nuove tecnologie, non si può non fare riferimento poi al fenomeno della pirateria. Esattamente, questo è un fenomeno che c'è già da diversi decenni, da quando appunto ci sono tutte queste nuove tecnologie, ma che continua in questi anni ad avanzare purtroppo. La pirateria purtroppo non è altro che un furto, diciamo, perché sostanzialmente determinati soggetti che acquistano legalmente un abbonamento per vedere le partite, per esempio, di calcio, o comunque dei contenuti che sarebbero a pagamento da delle pay TV, ma che poi attraverso la tecnologia IPTV vendono illegalmente ad un pubblico, diciamo, ad un prezzo di irrisorio. Quindi sostanzialmente un pubblico, diciamo, per lo più consciamente, acquista ad un livello appunto ad un prezzo veramente molto basso, 10-15 euro al mese, un abbonamento per poter, per esempio, vedere il campionato di calcio della Serie A. La Lega della Serie A si è battuta molto Sì, di di recente c'è stato recente, uno soprattutto scandalo. grazie appunto all'arrivo di Luigi De Siervo, quale amministratore della Serie A. Si è battuto anche lui personalmente per poter far fronte, ecco, al fenomeno della pirateria. È stata appunto creata proprio una vera campagna, e grazie appunto alla Lega Serie A sono state appunto anche portate avanti anche delle indagini, soprattutto adesso nel mese sia a luglio che poi anche durante il mese di ottobre, contro diverse piattaforme illegali ai IPTV, appunto per cercare di dare un freno a questo. Solo l'ultima di recente è stata bloccata la piattaforma Extreme Sport, che appunto trasmetteva illegalmente, forniva a diversi milioni di utenti, appunto partite della Lega Serie A, a soggetti che appunto pagavano una cifra irrisoria. Teniamo conto che a livello di numeri gli utenti Sky sono quasi 5 milioni, e gli utenti che utilizzano questo, il pezzotto, non so se insomma ha sentito sicuramente parlare di questa terminologia, non è altro che un decoder tarocco, ecco, diciamo, che va falsifica, diciamo, e attraverso la tecnologia IPTV va a portare un segnale illegale all'utente finale. Che però lo fa consciamente, anche appunto è importante ribadire anche che l'utente finale sta commettendo a sua volta, diciamo, un reato, perché comunque sostanzialmente non sta pagando, sta pagando una cifra irrisoria per un contenuto che invece dovrebbe pagare legittimamente. Bene, Avvocato Macchi, purtroppo il nostro tempo è finito, se è Grazie. andato avanti ancora a lungo perché l'argomento è veramente interessante Molto ampio, e soprattutto sicuramente. la ringrazio Grazie a voi per l'invito, è per la stato chiarezza. veramente un piacere, grazie. Grazie, un saluto ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata.